Avete messo la tuta antiradiazioni? Eh sì, perché è vero quello che diceva Marie Curie. Dalla vita non c'è nulla da temere, c'è soltanto da capire. Però è anche vero che siamo in uno dei posti più pericolosi al mondo. Siamo nel suo laboratorio, a consultare le sue carte, che sono tra le cose più radioattive che esistono. Infatti bisogna venire ben schermato. Siamo qui per delle ricerche. Seguiamo le orme di Marie Curie. Marie Curie, premio Nobel per la fisica, insieme al marito Pierre e ad Antoine-Henri Becquerel nel 1903. Premio Nobel per la chimica nel 1911. L'unica donna fra i quattro scienziati ad aver vinto più di un Nobel, la sola con Linus Pauling ad averli vinti in due categorie scientifiche distinte. Davvero uno dei più grandi scienziati della storia dell'umanità. Ah, fra l'altro madre di una premio Nobel che lo vincerà, sua figlia, nel 1934. Marie Curie, l'unica donna a essere sepolta nel Pantheon parigino. Marie Curie, la prima donna ad insegnare alla Sorbona. Marie Curie, quoziente intellettivo, 200. Nacque a Varsavia, nella Polonia schiacciata dal tallone imperiale russo nel 1867. E si spostò a Parigi nei primi anni 90 dell'Ottocento. Lì conobbe il marito e conobbe i grandi risultati della sua passione scientifica. Già, nel 1911 il Nobel per la chimica lo prese per aver scoperto due elementi, il radio e il polonio, che chiamò così in onore della sua patria intristita dalla subordinazione. Sì, anche io queste ricerche le faccio perché mi piacerebbe scoprire un elemento e chiamarlo Abruzzonio. L'8 marzo è vicino. Una grande galleria di grandi donne ci aspetta. Marie Curie ci ispira. Vi lascio con una sua frase. Io sono tra coloro che pensano che la scienza possieda una grande bellezza. Uno scienziato nel suo laboratorio non è soltanto un tecnico, ma anche un bambino. Di fronte a dei fenomeni naturali che lo impressionano come delle fiabe, come delle avventure. E io credo che lo spirito d'avventura sia una delle grandi ricchezze dell'umanità. Da non lasciar morire. Marie Curie.